con il video, abbiamo tutto quanto lo staff del Cento Lire che si organizza per cosa? Si organizza per il Capodanno. Per il Capodanno, un fantastico Capodanno al Cento Lire, con piscina riscaldata a 30 gradi, fantastico. Anche la piscina riscaldata, ragazzi, quindi possiamo portare ovviamente il costume. Allora, noi entriamo, vediamo un po' cosa c'è qui dentro, vediamo. Siamo ancora in organizzazione, vedo gente che si fa le foto già. E io trovo adesso i due dei tre titolari del Cento Lire. Buonasera, buonasera. Come stiamo? Stiamo bene, eh? Buonasera, sì, tutto bene. Abbiamo appena iniziato dentro, però dove siamo? Vogliamo dire dove siamo? Cioè, io vedo la piscina, sente un po' di... una location nuova, bar, diciamo nuova, perché quest'estate l'avete anche utilizzata. Sì, adesso stiamo preparando il Capodanno 2015-2016, ci stiamo organizzando, stiamo allestendo tutto, piano piano. Capodanno hawaiano. Capodanno hawaiano. Intanto auguri per il primo anno Osteria Cento Lire. Oggi siamo qui proprio per festeggiare il primo anno insieme a loro, insieme alla triade, possiamo chiamarla così, la triade. Allora, possiamo far vedere, questa è la location che ci sarà, poi immaginate tantissima gente già prenotata, ecco. Quindi mi raccomando, tutti qua al Cento Lire per il Capodanno. Questa è la location che un po' adesso è in ristrutturazione, un po' immagino che stiamo già lavorando, copertura, ecco. Io vedo il video già che fa vedere un po' tutto quanto. Allora, come mai questa scelta proprio di spostarci dall'osteria proprio vera e propria, dove siamo, dove potete raggiungerci anche oggi per festeggiare il primo anno insieme all'Osteria Cento Lire, ma portarle adesso? In realtà non è uno spostamento, è soltanto un ampliamento di tutta la zona che sarà per Capodanno, perché sopra comunque lavoreremo lo stesso a Capodanno e qui è un po' più, diciamo, per i ragazzi, per fare fino alla mattina dopo, divertirsi fino alla mattina dopo con la piscina riscaldata e tutto. Questo perché io so che molti ragazzi, anche dell'età mia, che fanno? Affittano dei locali, affittano delle case. No, perché farlo? Guardate che bello, qui è enorme. Quanto è grande? 1000 metri. 1000 metri quadri con piscina, io ho saputo anche piscina riscaldata. Sì, un costumino per Capodanno sotto l'abito. Allora, quindi io mi porterò, no? Ok, io vengo qui con il giubbotto, ok, mi spoglio tutto e sotto c'ho il mio costumino, entro in acqua tranquillo. Solamente rosso. Ah, rosso deve essere, perché porta fortuna, beh certo, è normale. Allora, noi vi aspettiamo anche per il Capodanno qui all'Osteria Cento Lire. Adesso torniamo a quella che è la serata, perché stiamo festeggiando il primo anno dell'osteria. Io sembrava, guarda, veramente sembravano 10 anni di osteria, invece soltanto il primo anno. No, purtroppo sì, però piano piano iniziamo. Come purtroppo, piano piano si va avanti. Allora, festeggiamo il primo anno del Cento Lire, primo anno del Cento Lire qui con una bellissima serata. Stiamo festeggiando tutti quanti insieme, raggiungeteci qui al Cento Lire, mi raccomando. R9 The Club, Antonio Bach e il due dei titolari. Dov'è l'altro? Lavoro. Ma l'altro è sempre quello che lavora e voi non... Io mi becco sempre voglia l'altro. Vabbè, comunque questa è la location, ve l'abbiamo voluta un po', ecco, anticipare, anche se immaginate sarà tutta un'altra roba in allestimento. Ci aspettiamo tutti quanti qui, vi aspettiamo qui al Cento Lire, mi raccomando, raggiungeteci. R9 The Club, Antonio Bach e i titolari che vi aspettano. Oh, le frequenze di Radio R9, io sono Antonio Bach, voi come vi chiamate? Alessia. Marianna. Ci siamo già visti in un'altra intervista, sempre qui al Cento Lire. Allora, noi siamo a Cento Lire, vi aspettiamo qui, mi raccomando, perché oggi festeggiamo cosa? I 100 anni, giusto? Quanti? 100, un anno. Viene da Salerno, è la prima volta. Ah, è la prima, beh, ok, allora. Da Salerno per il primo anno del Cento Lire. Perché lei è la mia conculina, quindi mi ha portato qua per questo. Eh beh, fatto bene. Allora, questo è un anno che ha aperto il Cento Lire, non 100. Vabbè, comunque festeggiamo tutti quanti insieme, come mai oggi qui? Perché ci piace la musica, questo è il motivo fondamentale, e poi ci piace ballare, siamo qua. Ma quindi voi tutti quanti venerdì siete qui? Sì, più o meno sì, non tutti, però bene o male sì. E io che pensavo che venivate soltanto per il live. Esatto, infatti ogni volta che c'è Radio R9 noi siamo qua. Ah, vedi, loro si informano prima, fanno bene. Allora, noi vi lasciamo alla serata perché so che questa canzone vi piace. Va bene? Ciao, buona serata. Ciao. 100 anni del Cento Lire, guarda ragazzi, siamo diventati vecchi con questo locale. A parte gli scherzi, vi aspettiamo qui. Fra un po' arriverà qui la torta ufficiale. Aspettiamo il primo anno, festeggiamolo qui al Cento Lire, Antonio Bach, R9, sempre in diretta, qui dal Cento Lire, Maga Voice!
Ci siamo sulle frequenze di Radio R9. La voce è sempre quella di Antonio Bach, che adesso vi spiega un po' cosa sta succedendo qui al 100 lire. È appena arrivata la torta, la bellissima torta. Ciò significa che stiamo per festeggiare un anno di attività qui al 100 lire. I camerieri gentilissimi stanno organizzando quello che sarà veramente una scena unica, ragazzi. Abbiamo il DJ che è esterrefatto, davanti a lui una bellissima torta di non so quanti chili, ovviamente con il logo 100 lire. Io la vorrei assaggiare, ma posso assaggiarla? No, provo, faccio tipo il classico, tipo... stronzo! Sono anche tutto quanto macchiato, ma che roba! L'ho provata, in cuor mio l'ho provata, ragazzi, sono tutto quanto bello impappato. Dammi almeno un fazzoletto, dammi un fazzoletto. Prova la panna, fatti portare qualcuno, no? Mannaggia. Allora, ma tu guarda come sono messo. Allora, a parte tutto, ragazzi, stiamo aspettando di festeggiare il primo anno qui al 100 lire. I camerieri mi hanno fatto un bello scherzo, guarda che roba, guarda. Vabbè, R9 The Club, fra pochissimo, Happy Birthday tutti quanti insieme al 100 lire, vi aspettiamo qui. Radiofonica sempre al 100 lire, abbiamo cominciato a tagliare la torta. L'avete assaggiata la torta? No, siamo a dieta. Sei arrivati adesso? Come ti chiami? Michela. E lei come si chiama? Federica. Non si voleva far intervistare, quindi evitiamo. Allora, non avete assaggiato la torta? È qui un pezzettino di torta, fra un po' ve la lasciamo, va bene? Siamo qui che festeggiamo il primo anno di attività dell'Osteria 100 lire. Questa è la prima volta che venite? No. No. Siete a... diciamo... La seconda. Ah, la seconda, vabbè, una delle prime, dai. Ok, noi vi lasciamo la vostra serata. Vuoi salutare qualcuno? Allora, salutiamo tutti coloro che ci stanno raggiungendo, ovviamente al 100 lire, perché si festeggia il primo anno di attività di questo bellissimo locale. Ti piace la musica? Molto. Perfetto, dai, vi lasciamo la serata. Siete appena arrivate, dai, almeno quello. Grazie mille. Allora, queste dolci ragazze oggi si sono fatte intervistare. Ovviamente vi aspettiamo qui al 100 lire perché stiamo festeggiando il primo anno di attività sulle frequenze di Radio R9. R9 The Club, mi raccomando, vi aspettiamo qui, 100 lire. Ritorniamo sulle frequenze di Radio R9 con uno dei protagonisti di questa serata. Immagino che hai da fare, uno dei buttafuori del 100 lire. Sì, una bella serata, bella gente, ci divertiamo comunque, sto tranquillo. Però non dirmelo così, tanto è, io. No, perché, Tranquillo. No, tranquillo, me la stretta. Ci divertiamo, stiamo bene. Cioè, c'è una bella stretta. Oggi è bella piena come serata. Sì, una bellissima serata, festeggiamo il compleanno di 100 lire e ci divertiamo tutti insieme. Ma dimmi una cosa, in queste serate il vostro lavoro è principale? State sempre lì che guardate, c'è anche il tuo collega lì che osserva tutti quanti, ovviamente, perché c'è tanta gente, ci può capitare sempre qualcosina che ormai si sa, no? Quando si esagera. Controlliamo sempre tutti, ma con discrezione, facciamo divertire tutti quanti, senza esagerare naturalmente. Mi piace comunque dal punto di vista anche della sicurezza il 100 lire, essendo anche una realtà piccola, però ci sono tanti della security, quindi è molto osservata come serata. Certo, è importante la sicurezza, perché se sta bene il pubblico ci divertiamo tutti quanti, quindi la sicurezza è importantissima.
si controlla che siano tutti bene, che non si esageri e che si diverta soprattutto. E quello è l'importante, conosci Noi di Renove, sì? Ci conosci già? No, no, ho lavorato con voi anche a Roseto, all'Oblò. Ecco perché ti ha mandato qui Graziano per fare l'intervista. Lo vogliamo salutare che è al di là della telecamera. Il nostro amico Graziano, un grandissimo personaggio di Radio Renove. Ovviamente non possiamo rubarti troppo tempo perché stai lavorando, devi osservare per bene questa bella serata. Mi raccomando, buon lavoro. Grazie anche a voi, buona serata. Una buona serata ragazzi, qui vi invitiamo al 100 lire. La torta c'è ancora comunque. R9 The Club, Antonio Bach, tra poco con le prossime interviste, sempre a voi che siete protagonisti. Magari venite qui e ci facciamo una bella intervista sulle frequenze di Radio R9. A tra poco. Siamo in diretta ancora dal 100 lire. Solo l'inizio ragazzi. L'1.54 ed è solo l'inizio. Pensa che vita difficile, cazzo. È una vita un po' difficile. Con chi siamo adesso? Siamo con Gertrude e Giuseppina. Geltrude e Giuseppina, due bellissimi nomi qui al 100 lire. Come state? Ma molto bene, c'è un po' di gente che ti cammina sopra, gli uomini che fanno le donne che fanno gli uomini, ma va bene. Spiegami questa situazione, cioè le donne che fanno gli uomini che fanno le donne, spiegamelo. Praticamente gli uomini scavalcano le donne al banco, in fila per andare in bagno, cioè posso che fare gente, non ti dico gente, nemmeno dire ti do la precedenza, però quantomeno figa, cioè non mi schiacciare come una formichina.